Cioè, boh. Horror ne hai mai visti? Sì, caro, ma io vedo soprattutto splatter, non vedo horror di jumpscare. Io Sì, ma vedo. ti ho capito, ma questo era il jumpscare. Cioè, pure Era mio facile, fratello era. qua a fianco. Cioè, guarda, lo chiedo a mio fratello qua a Chiedilo un attimo a tuo fianco. fratello se sei imparito, me lo passi. Francè. Francesco. Oh. Ma a me non Dai, è tanto, dispiaciuto. Francesco, vuoi venire un momento? Parla bene, parla. A me non è dispiaciuto il jumpscare, che ho ammazzato un'altra persona Sì, ho innocente. capito, fratello, non c'è la miseria. Dai, già fa parlare qua. Non so come. Bravo. Anche io non so come uscire da questa cosa. Magari se era un Cioè, tu misplay ne sei andato uscivo, verso la. no? Se era un Allora, misplay tu ne vedi uscivo, no? In dove realtà ho giocato perché non volevo far danni per evitare il 7-6. Però magari l'ho missato apposta. Qua stavolta non riesco. Non ho le conoscenze ma per farlo. scusami, sei andato verso la voce e ti dicevano, oh, guarda che Aldo sa imitare le voci. Ok. Hai aperto una botola che si muoveva. Se, secondo te? Là non c'era niente di particolare, dai. Sono ottuso, secondo me. Perdonatemi, ho sbagliato io. Non ha. No, G, no, Gixi, non è che l'ho ucciso. È, diciamo che Ashley ha perso la testa. Vado a impiccarmi. Perso la testa per Chris. E Chris l'ha persa Ma per Ashley. Mattia, Divertente. Dimmi. guarda che quando scendi in gabbia vengo là e ti spacco la faccia solo per questo merito. Cioè, chi Ma ti ha preso scusami, per terra? Chris e Ammazza la Ashley. testa! Chris e Ashley erano amanti. Hanno perso entrambi la testa. È coerente. Il problema è che Chris, per colpa mia, è morto. Ashley Rido e no. follo. Ashley no, perché è andata dal Wapiti diretta. Ma scegli tu, non scelgo io. Se il gioco vuole che uno muore, muore. Cioè, non esiste gente che ha finito la run con tutti i salvi. Non esiste. Dovrò chiedere a Sabacuff, però non penso che esista qualcuno. Ora, fatemi ragionare, dai. Devo ragionare, se no muore pure questa. E a me, perdonatemi, ma se a me mi piace. Ah, comunque Sabaku non ti vuole più parlare. Lo Ha mandato pure la so. La diffida per diffida email. dopo quella roba che è successa prima. Anche a me piace Sam comunque. Lo vedo bene. Come fa a non piacerti, Sam? È impossibile. Speriamo di trovarla in spiaggia dopo. Speriamo di trovarla alla mezza. Me la farei con prosciutto crudo e mozzarella. Sto facendo un gioco in cui è importante l'atmosfera e che tu stia zitto. Ah, vabbè. Scusatemi, perché ancora non ho imparato dalla prima puntata che deve parlare quando ci sono le scene del genere. Non può essere che non c'è niente qua. A parte il fatto, regà, che è solamente un'unica strada, lo notate, ma io non, purtroppo non vedo cose che si illuminano, quindi vado avanti, che devo fare? Non vedo niente, non c'è nulla. Faccio anche luce a tutto, sto facendo, eh. Comunque c'è fastidiosissima la luce quella là sulla fronte, mamma mia. Quello chiaramente è lo spirito di Aldo. Sì. Sì, bene così. Insomma, cara, non è che stiamo in una situazione positiva, eh. Perché quello Aldo mangia sempre pesante, quindi. Dai, ce la puoi fare. Brava, carissimo. Mamma che fastidio sta luce, veramente. E te l'ho detto perché è meglio la torcia a sto punto. Ce Voilà. l'avevo pure io una volta, però. Qua c'è un totem per forza, dai. Niente totem, è pazzesco. Ero convinto, questo è proprio il posto dei totem, no? Solitamente li trovate. Anche perché attualmente non sappiamo niente in riferimento a Sam. Totem! Totem! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Definisci bene. Viva per cominciare. Sì, viva sì! Sì.
Che cosa ci fai qui? Stavo per allora, avvisarti. Ora aspetta, c'è non Mike serve. E questa qua. Sì. Questa qua ha appena trovato Mike e adesso gliela dà. Minimo. Non credo, caro, che siano nella condizione giusta e situazione giusta per accoppiarsi. Perché penso anche che funzioni. È sempre il momento. Attenzione, Matt. Matt, raga, ancora non si sa che fine abbia fatto. Jessica è viva. Ashley purtroppo è morta perché ha fatto cose che non doveva fare. Non abbiamo e Josh è rapito e si trasformerà. Chi manca? Chris ha perso la testa. Silenzio. Potrebbe averlo portato giù. Matt non si sa, caro, è il primo che ho detto. Ah, e lui, che era, non lo so, un'anima pia, è morto. Ah, comunque ti dico che è l'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo! Quindi fai lo skill check-in, ti dico. Faccio subito il check-in, allora. Aspettate un attimo, eh. Grazie, Davide, grazie, caro. Ciao, Mattia, appena puoi, sai cosa devi fare? Che sono qua a Marina di Massa. Buon Until Dawn, caro, nel frattempo. Grazie mille, carissimo. Grazie mille, che ti contatto subito. Cioè, subito, dopo la live. Risoluzione. Un'ora all'alba. Zitto, Tato, è importante, mo, eh. E all'alba vincerò. Josh è disperato. E lui lo prenderà per il culo adesso, come fa sempre. Sai, mi domando quanto queste sedute ti siano davvero per l'appunto. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti, ma ogni volta tu hai scelto di respingerle. E ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Certo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. Tutta... Se all'inizio... Lo dico dopo. Io ero convinto che fosse il Bim Bum Bam. Andatevene via! Ah, via da me! No! Siete morte! Scusa? Siete morte! Puoi, state zitte! No! Siete morte! Sei un assassino, non dico cosa sei. Tu ci hai manipolato. Tu sei un codardo. Ma sei matto? No. Ma io sono matto. Oddio, no! Sì. Prendo ordini da voi! Non potete dirmi cosa fare! Non potete dirmi cosa fare! Non più! Tempo scaduto per Josh! Ok. Il tempo è scaduto. Mi fido di voi. Questo mentalmente è veramente fottuto, eh. Io penso che abbiate tutti chiaro una cosa. Che quello che ho detto alla seconda puntata, cioè che fatto il Dottor Hill non era reale, era anche dato dal fatto che l'atmosfera, la sala, la sala di psicoanalisi del Dottor Hill, all'inizio era una sala normale, poi piano piano... Sotto il padre, no, no, no. Tu non sei... Eravamo qua sotto, da solo. No, di nuovo. Poi piano piano ha preso le sembianze del posto in cui era lui, quindi era tutto nella sua testa. La testa di un pazzo. Tutte sole. Ma ora sei con noi, la tua famiglia. State lontane da me! Andate via! Perché non ci hai salvato, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Lo giuro! Un enorme clitoride! Yeah, I'm gonna go
essere vero. Ci manca solo Jigsaw. Questo è veramente solo... Anche il porco è uguale a Sonic, sta identico. C'è un ragazzo che dice: e niente, io stavo solo senti, mangiando. Io non vedo una cosa strana. Ma cos'era quella roba là? Era il... Interiora. Sì, no, ma la figura finale. Il mostro è cosa? Io l'ho già vista. Che cosa intendi dire? Ho visto delle vecchie foto di un tizio con quella cicatrice. La pettinatura era quella. Si stava trasformando in un Wendigo. Scherzi? Uno dei minatori intrappolati nel crollo degli anni 50. Il che significa che quella cosa ha 80 anni, almeno. Questo è irrilevante, cara. Come vecchietto. È irrilevante anche la battuta. Hanno ripulito il posto. Ucciso molta gente. Hanno? Vuoi dire che sono in molti? Oh sì. Quanti sono? Troppi. Ti dicono che era Affer, comunque. Siamo vicini. L'Affer 4-2. Alla tana. Certo. Come lo sai? Non lo so. Solo una terribile sensazione. Già. Non ci voglio entrare. Non c'è altro modo. Ah, ecco perché... Vabbè, io sono un defi... Pensavo di essere l'altro, come sempre. E invece sono lei. Ero convinto fossi l'altro, infatti mi muovevo strano. Ma puoi raccogliere monetine? Io vorrei un totem. Tu vuoi il totem perché si deve chinare per prendere il totem, dice la verità. Ok, praticamente, vabbè, totem fortuna. Fortuna? Come fortuna? È una casa in fiamme quella lì. Aspettate un attimo, vorrei vedere una cosa. Ma le fiamme comunque bruciano il Wendigo. Nonno, non riuscì. Tempo dopo i cercatori vennero. Guarda quanto manca la storia. Intrappolò, risvegliando. Ok, questo non lo sapevamo, vabbè, Wendigo. Trasformandoli in pazzi assassini. O allontanarli col fuoco. Allontanarli col fuoco, lo sapevamo. Anni, dopo molte lutte. Sapevamo tutto. Ma una notte, un anno fa, ero quasi riuscito a... Non sono riuscito a... Facciamo pochi progressi riguardo alla storia, cioè solo pochi frammenti, quindi boh. Io vado. Anche se comunque, regà, abbiamo capito la storia, non occorre poi frammenti. Questo spiega anche il motivo per cui la casa di Josh era piena di moicani. Perché comunque, sì, era una storia che derivava dagli antichi colonizzatori, capito? Dagli indiani. Dalla tribù, no? Dai Cree, dai Cree. Ti dicono, vai a sinistra quando sei in acqua. Questo non l'ho detto. Dalla tribù dei Cree. Ho detto che era sicura. Che non sono indiani, sono Cree. Che non ci sono squali o altro. Squali. Bene. Grazie. Non credo che ci sarà un altro totem. L'abbiamo trovato ora. Merda. La calligrafia di Anna. La mia sorellina è morta. La caduta l'ha uccisa. Ho visto il colore andarsene dal suo viso. Ho una gamba rotta. Sono da sola. Bloccata qui con il corpo di Beth. Qualcuno arriverà presto. Non ho mai avuto così tanta fame. Allora non sono stati i minatori che si sono magnati. È Anna che si è mangiata Beth. Mi sembra che il mio stomaco si stia rivoltando come un guanto. Ho preso il maglione di Beth. Ora ho molto meno freddo. Lei continua a prendersi cura di me. Era morto.
Mi dispiace, Beth, non ho scelta, sto morendo. Soltanto così posso sopravvivere. Se troverete questo messaggio, mi dispiace, ho dovuto farlo, non avevo scelta. Perdonami, Beth, se l'hai magnata. Mi dispiace, ho dovuto farlo. Sì, l'ho letto già, l'ho letto già. Che significa? Che se l'hai magnata. Gesù. Ho le mani sporche, mi sono cadute le unghie. Sono schizzate via. Ho male ovunque, ma non ho più freddo, non soffro più. Divento più forte. Anna e Aldo. Riporta tutto, Tatillo. Anna è Anna è il mandingo. E il Waipu. Si chiama. Il resto del messaggio è un ammasso di scarabocchi. Fatti chiaramente quando si era trasformata, è chiaro. Anna è il mostro. Sono contento di aver risolto questa cosa. Una manciata di foglie usata da Anna come diario, raccolta dalla sua tragedia e dalla fame patita dalla miniera. Ho commesso un gesto disperato per cui si è sentita in colpa. Poi il suo corpo ha iniziato a mutare. Il diario termina con scarabocchi. Perfetto. Meno. Che. Che significa? Ha ucciso anche lei? No. Sua sorella? No, non Mike, lo so. Mike, come fai a non come arrivarci? Possono essere rimaste vive qui? Non lo so, Michael. Non ha capito. Deve esserci una risposta qui sotto. Mike, ora. Calmati. Meno male che sono andato qua a sinistra, altrimenti sta cosa non l'avrei mai capita io. Perché te l'hanno consigliato. Lo so, infatti avevo capito che era importante, perché lo sono andato subito a sinistra. Con quanta calma si stanno buttando in acqua? Tipo tuffi olimpionici. Fondamentale è stata sta risoluzione, secondo me. Ma non erano morte dalla... No, caro! No, no, Prax! L'ha detto adesso, io pensavo fossero morte. Beth è morta sul colpo. Anna invece no. Si è solo rotta una gamba. E poi si è mangiata la sorella. E si è trasformata... in Aldo. Il terreno risale. Ce la facciamo. Un saluto a Dal. Sempre spassionato. Forza, forza. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Ma così mi ributto sotto, sì. Eliminatori. Anna. Hai visto? C'è. Sì. Molti cadaveri. Tutti i minatori questi sono. Oh. Oh mio Dio. Oh. No! Ma che è Ashley quella? Mi sento male. Ma adesso i leggings di Jess sono bagnati. È Sam, quindi, lei non è Jess. Sam? Sì, sono bagnati. Quindi sono più aderenti. Josh! Non prendo ordini da voi! Non prendo ordini da voi! Non Ehi, Josh! Non potete dirmi cosa fare! Ecco. Non Josh. Potete dirmi cosa fare! Ehi. Non più! Non potete dirmi cosa fare! Ma che faccio io a sto pazzo squilibrato mentale? Ma Matt, dove cazzo sta? Oh, oh, oh. Che gli sta succedendo? Sta delirando. Josh! Ah, beh, veniamolo. Mike! Josh! Ascoltami! Non colpirmi, ti prego. Beh, eri partito, amico. Eri del tutto fuori. Pensavamo di perderti. Josh, Anna è rimasta qui sotto per... settimane? Mesi? Ha dissotterrato Beth. Sam. Mike. Ora andiamocene da qui. Josh. Sì, ma non diglielo, Josh, sto fatto. Nella funivia. Sì. Ecco. Bene. Cioè, uno che è partito di testa, nonché fratello, gli ha detto che Anna ha dissotterrato Beth e se l'è mangiata. È la nostra via d'uscita, forza. Non è normale, la ragazza. Beh, Josh non ce la farà ad arrivare lassù. Aiutami a salire, dirò agli altri che stiamo bene. Sì. Agli altri? Sì. Agli altri? Tu e Josh tornate indietro, ci vediamo alla baita. Stai attenta. Anche tu. Bene, andiamo, figlio di puttana. Ah, grazie. Fermatevi un attimo.
Mica, come ho dovuto rifarfarlo, ho completato. Allora, mi mancava da vedere questa. Ah, vabbè, Emily viene morsa, Mike spara ad Emily. Grosso errore. Sam trova il diario di Anna. Josh sente la verità sul mostro. Gliel'ha detta lei, non è che la sente, gliel'ha detta lei. Vabbè. Tutte cose che già sappiamo, non occorre guardarle. Io vado a sinistra. Totem. Ah, sì, scusami per prima. Credevo avessi ucciso Jess. Mi sbagliavo. Ok, lì devo stare fermissimo. Quindi mi devo ricordare della scena che Sam viene aggredita da Cosoli. Ma Josh è ancora terribilmente fuori di sé. C'è nulla da vedere. E soprattutto c'è Anna lì dentro. E Anna non può farmi paura, visto che lo so che c'è Anna lì dentro. Prima o poi salterà Anna, è evidente. È matematico, è naturale. Per forza. Ma comunque, Mattia, per il momento chiudi la chat, che essendo che siamo nella parte finale, giusto per non avere... Vedi, Lo sapevo, ma non c'è! Vera! Sto fermo, Non lo sei! Anna! Ah, gli ha visto il tatuaggio! Lo vedi? Cioè... È l'unica persona che non ammazzano loro! Cioè... Essendo la sorella, a Josh lo prendono sempre, non gli tagliano la testa. Quindi quella è Anna, dai, convinto ormai, convinto. Matt! Finalmente, caro! Il personaggio più inutile della storia, Matt, è stato. Ah, uno zippo lasciato lì. Qua non talentezza. Okay. Guarda che sei veramente stronza, sei Jesse. Sei tu? Essere ancora viva. Ciao. Vabbè. Domandiamo che ti è successo, ma l'altro lo sappiamo. Come sei finita qui sotto? Mike e io stavamo facendo una cosa. Non è vero. Ci avete illuso di farlo. Ecco. Cosa? Non lo so. Ero vicina alla finestra quando è esploso il vetro e... sono finita nella neve, poi è stato così veloce, cazzo. E poi mi sono Gesù. Ritrovata qui. Oh, oddio. Riesci a muoverti? Sì. Andiamo, Jess. Infatti bisogna pure capire perché non è stata uccisa Jess. Cioè l'unica, peraltro, a parte cosa, Josh, che non è morta. Culo. A culo. Ma proprio letterale. No, il fastidio più grosso è che fanno gli stessi miei movimenti. Guarda, una sorta di crollo. Ti dicono di ricordarti che Jess è ferita. Cosa? E quindi non può correre. Sono caduta io da quel punto. Hai fatto questo volo. Ok. Gesù. È ovvio sta cosa. Così siamo in due. È palese. Io sono piombato qui da una torre antincendio. Stai scherzando? È irrilevante.
È rilevante. Ah, sì, certo, perché Jess è crollata dall'ascensore. Vero, vero, mi ricordo. E lui è crollato dalla torre. Sì, Jess però. Ho capito, cara. Mi sono già scordato che non poteva correre. Totem. Bello, totem, cazzo. Ok, è Mike quello lì. Quello lì è Mike. Anche perché in caso sono rimasti tre, Mike, lui e Josh. Josh non mi sembrava, quindi è Mike, perché Matt non può essere. No, non può correre. Non può correre. Quindi non posso scappare se non può correre. 200 qui. Ok, forza Jess. Qui. IQ. Devo capire perché vado in apnea quando faccio queste cose. Perché l'ha abbracciata così? Non corre, è frustrante, non corre. Jess. Non corre. Jess. Andiamo. Io tanto per fare sta cosa morirò anche io. E salva tutti, morirò anche io, cioè Matt. Per me il gioco l'ho capito. Non potete salvare tutti, dobbiamo... Chi è? Ah, Sam, ok. Sì, perché se Wendigo non l'ha uccisa, la viola... Ma il Wendigo è Anna, come fanno a avere un rapporto... Vabbè, si è trasformata, può darsi che è uscito qualcosa. Potrebbe essere questo, sì. No, ho sbagliato io, cazzo! Ho sbagliato io. Ma arrampico, vaffanculo, eh. Eh no, c'è stato comunque in skill check. Cazzo faccio a sbagliare in skill check? Arrampicati intorno. Sono velocissimi, guarda, sono velocissimi! Non me ne fa fanno... È l'ultimo. Ah, andiamo. Ok, me lo manzo, no. Oddio. Dai che sono facili i skill, dai. Secondo me a livello di decision making me la sto cavando molto bene verso la fine del gioco. All'inizio un po' potevo rivalutare alcune scelte. Per esempio Chris ed Ashley. Però adesso... Mi sento forte, ma... Ok, non c'era assolutamente niente. Pensavo ci fosse un totem. Niente dove, cari, c'è niente di niente. Ma avanti, tiro dritto. Un'ora all'alba mancava, ma non mi sembra. Ti dicono, hai sparato in faccia a Emily. L'avevo rimossa anche dalla mia testa quella roba là. Lì potevo prendere una decisione migliore. Però ho ragionato d'astuzia. Ho
In tutti i cazzo di film horror uno che è morso si trasforma nel coso in cui l'ha morso, no? In tutti, in tutti, in tutti. Comunque dico, ma ti provoco, la chat andrà in solo e mute. Ci sono stati spoiler? Tanti. Il prossimo gioco se sarà così. Ah, il prossimo gioco! Sì, no, ma anche adesso, questo finale. No, mo spoileriamo da infami. Spoileriamo da infami, raga. Da infami proprio, da infami. Sto Detroit me l'hanno consigliato in parecchi, lo sai? In tantissimi, io non so manco che è Detroit. Sì, è bello. Non so manco se è una città Detroit, io. Vabbè, zitto, tranquillo, zitto. Le ginocchia d'acciaio sto gioco. Mai che parte una rotola. Non c'è rimasto più nessuno in casa, no? Ragazzi, ma ci siete? No! Fatemi entrare! Che? No! No, Mike, che? Mike! Una merda che si è fatto! Oddio! Hai un aspetto terribile! E peggiorerà se non ce ne andiamo. Forza! Oh, mi devo ricordare il totem, che questa c'ha cosa davanti, c'ha. Proprio davanti alla faccia ce l'ha. Quindi là, il joystick, non so. Lo rompo in modo che non ha sensibilità. Mike, cosa è successo a Josh? L'ho preso. Ecco. Dio, che... Questa non è colpa mia. Morta terribile. Ai, ai. Perché ha rispinto? Cosa dobbiamo fare? Il seminterrato. Forse là c'è qualcuno. Vanno sempre nel seminterrato e le calunnie sono sempre dal seminterrato. Ma dico io, ma andate sopra. Sempre nel seminterrato ci sono le cose. Secondo te riusciremo a cavarcela? Cerco di non pensarci. Già. Merda. Scappa. Scappa! Ho capito, che è un'invasione di Aldi. Scappa, che fai? Sim! Ma devi, ma che chiudi? Scappa! Scappa! Feci! Vabbè, ma che sono? È uno scherzo, eh! Sì, va bene. Ok. Ce ne sono anche tre. Muoverti. Oh, non muovere un muscolo. Ste cazzo di mano, non so che devo fare. Mi parte lo skill, c'è, capito? Ok, la luce. La torcia, la torcia in testa. Comunque questo è Jurassic Park, eh? Uguale, come i T-Rex che non ti devi muovere.
lo sto capendo. Mike, caro, è palese. Quante cose sta guardando? Basta un accendino. Vabbè, cauto, caro. Oh, quando spaccano le teste loro sono contentissimi. E andiamo. Questo è il totem, eh? Questo è il totem. Era totem fortuna, era, mi ricordo io. Occa, muovete. Io beh, vabbè, vado a salvare Mike. Ehi! Mike, lei faccia qualcosa nel mentre, però! Mike non sta facendo niente. Mike! Faccia... C'è un buco in testa, c'ha! Come te. Se gioca! Affanculo, bastardo! Quella è Anna! La seconda! No. Mike! Contatto! La struttura principale è distrutta. Passo. Aspetta, vedo qualcosa. Mike, no! Non ha senso il gioco! Ho perso il mio obiettivo principale! Chiudi. Chiudo tutto. Come potevo salvare Mike, quindi? Ma no, ma non ha sé, ma no, ma Mike è morto, era l'unico che si doveva salvare! L'unico! Ti dovevi nascondere allora, scusa. E se me nascondevo, l'interruttore chi l'apriva? No! Il gioco mi sta facendo vedere tutte le decisioni sbagliate, probabilmente. No, comunque Mattia... Sì, tutte. Ora del decesso, 5.25. Lo vedi? Emily, comunque... Qua un po' ci sono rimasto male. Aspetta la fine dei titoli. Sì, certo. E il totem me l'aveva detto che Mike moriva. Proprio là. Avrei dovuto fare qualcosa. Io ho tentato di fare qualcosa. Non è vero, Matt, tu non hai fatto niente tutto il gioco. Ce l'ho fatta. Per no. Come sei finita nelle miniere? Sono stata trascinata e... Che cosa hai visto? Non lo so. Pensavo... Cioè, quindi il finale cambia in base a tutte le decisioni prese, geniale. Delle sorelle era... Quanti finali c'ha sto gioco, allora? Diceva che solo io potevo capire. 7.547.566. Se ne vuoi parlare con qualcuno. Sto bene. Certe volte, dopo un'esperienza traumatica. Ho detto. Oppure, che come dice la chat, 9. 4 finali. O 9. Mi hanno sparato. Cosa? Gli hanno fatto cosa? Ah, ora è vero! Bene. Perché cosa stava con lui? Io? Ho recuperato il corpo con una ferita. Non sta bene, caro. Sì. No. Non ha alcun senso. È stato Mike, è stato. Deve essere qualcun altro. È stato Mike, caro. Fatene una ragione. Mike. Cosa ricordi? È venuto a cercarmi. Ma quando non è vero. Davvero? Dov'è ora?
ce l'ha fatta. È Arzo. Mike è morto per colpa mia. Non avrei dovuto muovermi. Per colpa mia o per colpa sua? Per colpa mia. Fatto. E mi ha salvato. Sarebbe morta Sam probabilmente, però. Colpa mia. Dovete ascoltarmi. Non mi importa se mi credete o meno. Prima o poi lo farete. Dovete scendere nelle miniere. Il cazzo. Cosa c'è nelle miniere? Io ho visto cosa c'è là sotto. E vorrei non averlo mai fatto. Mi è rimasto un pallino a me. Matti, ti ho mandato in privato il video completo di tutte le cose. Sai, quello là che vediamo. Sì, ma sempre. Non è finito, caro gioco. Ah, ok. Sono scesi nelle miniere. Josh! C'è qualcosa qua. Josh! Giuscino! Guarda che dente che c'ha! Buon superstite, ripeto. Il famoso dente avvelenato. Oh, cazzo! No! Ok, uno spettacolo, raga. Questo è uno spettacolo di gioco. Fate venire un po' di luce nella stanza che sto morendo di caldo. Oh. Oh. Tanti anni fa mio nonno cacciava chiunque fosse posseduto dalla maledizione, ma uno gli è sfuggito. Il più feroce di tutti, il Macapicio. Il Macapicio era un essere orribile e mio nonno non riuscì a sconfiggerlo. Tempo dopo i cercatori vennero a scavare nella montagna, fino a che un crollo non li intrappolò, risvegliando la maledizione. C'erano decine di uomini senza cibo e senza luce. E nell'oscurità la fame prese il sopravvento, corrompendoli e spingendoli alla follia. T'ho detto che sono trasformandoli in pazzi, assassini, cannibali. Loro si nutrivano di carne umana. Te l'ho detto, questo ci avevo arrivato io. Se uccidi questo mostro, lo spirito si libera e vaga per la montagna come un vento maligno in cerca di nuovi ospiti. Meglio non ucciderli, io ci ho provato. Potete solo intrappolarli o allontanarli col fuoco. E dopo tutti questi anni, dopo molte lune e molte cacce, il Macapicciu era ancora libero. Lontano da me, dalle mie mani. Ma una notte, un anno fa, ero quasi riuscito a prenderlo. Non eravamo soli nella foresta. Mentre ero sulle tracce del Macapicciu, lui stava inseguendo qualcun altro. Il Macapicciu spinse le vostre amiche su per la montagna. Non ho potuto fare nulla. Non sono riuscito a salvarle. Era salvarle. Ma le ho vendicate. Ho abbattuto il Wendigo e gli ho dato fuoco. E l'anima? Il Macapicciu era morto. Hai capito? Il problema è stata poi l'anima. Perché poi Anna si è magnata Beth e ha risvegliato la maledizione. Carissimi! Bellissimo, veramente bello, 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 bello. Io ringrazio tutti coloro che hanno seguito la serie dal principio alla fine. Per quelli che non l'hanno seguita, chiaramente verrà messa interamente su YouTube. Il primo episodio è già online. E ringrazio Aldo che... Ringrazio Aldo che metterà anche questa cosa su YouTube, per ringraziare tutti quelli che da YouTube l'hanno seguita, dicendo Aldo scusa per averti paragonato al Macapicciu. Lei, caro, è molto più bello del Macapicciu. Ha qualche capello magari anche in meno del Macapicciu, ma in realtà i suoi denti sono molto meglio. E quindi Aldo, lei è sicuramente più bello del Macapicciu. Questo mi sento di dirlo, ti senti di dirlo anche te? O perlomeno sono di bellezze uguali? Sì, però Aldo è qualcosa di di divino. Qualcosa di superiore rispetto all'anima tormentata del Macapicciu.